Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un'altra parte della mia guida in italiano di Pokémon Cristallo. In questa parte continueremo a sconfiggere il Super 4. Cominceremo di nuovo con Bruno, il capopalestra di Pokémon di tipo Lotta. Scusate, il capopalestra, ho già sbagliato all'inizio. Il Super 4 dai Pokémon di tipo Lotta. Il primo Pokémon che manda è Hitmontop a livello 42. E io mando in campo Typhlosion. Avendo fatto un piccolo errore mi sono dimenticato di mettere Pidgeot primo. Infatti mi utilizza subito la mossa Fossa, dato che è super efficace contro i Pokémon di tipo fuoco come Typhlosion. Ok, ecco qua Pidgeot, lui utilizza Fossa, soltanto che non è effetto, e io utilizzo Attacco d'Ala. Dato che mi utilizza Attacco Rapido, la mossa però non mi toglie tanto, e comunque gli riesco a fare un bel po' di danno io, e riesco a farlo anche KO. Ok, il prossimo Pokémon che verrà mandato in campo è Onix, quindi io tolgo il povero Pidgeot e mando in campo... Gyarados, no, non mi veniva proprio il nome. Allora, con Gyarados utilizzo la mossa Surf, che dato che Onix è un Pokémon di tipo roccia, la mossa è super efficace e il Pokémon credo che venga sconfitto in un colpo solo. Sì, infatti. Ok, adesso uno manderà in campo un altro Pokémon. E questo Pokémon è Hitmonchan, è sempre di tipo lotta, quindi io rimando in campo Pidgeot. Allora, con Pidgeot utilizzo la mossa Volo. E invece Hitmonchan prova a utilizzare gelo pugno, ma dato che io ho fatto volo non mi colpisce. E quindi questa volta però lo colpisco io, la mossa è super efficace, faccio anche brutto colpo e quindi il Pokémon viene fatto KO in un colpo solo. Il prossimo Pokémon che viene mandato in campo è Machamp. Machamp è il Pokémon più forte che ha, è a livello 46, che cerca di utilizzarmi la mossa Frana, che ha comunque effetto quando utilizzo volo, soltanto che però fallisce. E con volo gli tolgo molta vita, soltanto che adesso, dato che ha resistito, gli verrà utilizzato lo strumento pozione max e purtroppo si ricarica tutta la vita, soltanto che io adesso utilizzo attacco d'ala per togliergli un bel po' di vita e quindi lo riutilizzo come mossa e così questa volta invece riesco a sconfiggerlo. Ok, intanto Bruno mi utilizzerà il suo ultimo Pokémon, che è Hitmonlee, a livello 42. Io invece con Pidgeot riutilizzo la mossa volo, questa volta però la mossa volo ha effetto, è super efficace e anche Hitmonlee viene sconfitto in un colpo solo. Bene, abbiamo sconfitto Bruno Super 4 e quello che faremo adesso sarà andare a sconfiggere anche l'ultimo Super 4, che è Karen. Karen utilizza Pokémon di tipo buio, quindi adesso dirigiamoci fin là e prepariamoci per una lunga sfida, veramente molto lunga. Eccoci qua. Bene, ora, adesso farà prima tutta una presentazione iniziale inutile e poi praticamente potremmo iniziare la sfida. Ok, parte la sfida. Allora, come vi ho detto, utilizza Pokémon di tipo buio e il primo Pokémon che manda in campo è Umbreon. Umbreon è l'evoluzione di Eevee, che praticamente per ottenere bisogna far salire l'amicizia di Eevee al massimo e farlo salire di un livello, però di notte. Intanto ho mandato Weezing e utilizzo la mossa Esplosione, la mossa Effetto e il Pokémon viene sconfitto. Ok, ora mando in campo Gyarados a livello 47 e invece Karen mi manda Gengar. Allora, utilizzo la mossa Idropompa, soltanto che Gengar utilizza Maledizione e praticamente si toglie già metà vita da solo. Mi è andata molto bene perché avevo paura che utilizzasse mosse del tipo Stordiraggio o roba del genere. Intanto lo sconfiggo e il Pokémon che viene mandato in campo adesso è Murkrow. Quindi io mando Suicune, dato che Suicune sa la mossa Raggio Aurora, che è di tipo ghiaccio ed è super efficace. Ok, Murkrow intanto è a livello 44 e il mio Suicune è a livello 50 e la mossa lo riesce a sconfiggere in un colpo solo. Ok, il Pokémon che sta per essere mandato in campo è Vileplume, quindi io mando in campo il mio bel Typhlosion. Ho mandato in campo Pidgeot e utilizzo la mossa Volo. Allora, la sfida è stata abbastanza facile. Allora, con la mossa Volo è super efficace e Vileplume viene sconfitto in un colpo solo, dato che ho fatto anche brutto colpo. Perfetto, Pidgeot mi sale anche a livello 50. Ho avuto molta fortuna. Il Pokémon che sta per essere mandato in campo invece è Onduum, che è il suo ultimo Pokémon ed è quello più forte. Quindi io mando in campo Suicune e utilizzo la mossa Cascata. Onduum è di tipo buio e fuoco, quindi la mossa Cascata è super efficace, soltanto che lui riesce a resistere e mi utilizza la mossa Sgranocchio. Ok, riprovo a utilizzare Cascata, soltanto che lei utilizza Pozione Max, questa volta però la riutilizzo. La mossa è comunque super efficace e gli rimane tanta vita quanto prima.
Ok, riutilizzo per l'ultima volta cascata e Onduom è stato sconfitto. Una volta sconfitta anche Karen, poi potremo andare finalmente a sconfiggere il campione della Lega, che sarebbe Lance, e poi continuare tranquillamente la nostra avventura, andando sempre più avanti. Bene ragazzi, un'altra parte della mia guida in italiano di Pokémon Cristallo è finita, spero che vi sia piaciuta, votate, commentate, iscrivetevi e attendete nuove parti. Ciao ciao!